Ed eccoci arrivati alla parte, diciamo, più delicata della sistemazione, della revisione completa e restaurazione di questo sax sopranino in mi bemolle, ovvero la ritamponatura, l'applicazione dei tamponi. Adesso vi faccio vedere solo come si vanno ad applicare all'inizio sulle chiavi nude. Avendo la chiave vuota, da questa chiave poi ho levigato via quel perno tondo che c'era in centro, perché non avendo dei tamponi originali che andavano ad attaccarsi al centro, era inutile tenerla perché disturbava la posizione poi del tampone nuovo. Questi sono dei tamponi in pelle nera, li ho voluti prendere un po' tamarri, diciamo, in pelle nera con il rivetto centrale in ottone nichelato. Questo è il piattello centrale, al risuonatore centrale. Gli altri, poi, essendo più piccoli, hanno solo il rivettino in mezzo. Sono da applicare con colla a caldo. Qualcuno usa la cera lacca, qualcuno usa altre tipologie di colle. Io preferisco la colla a caldo perché è più economica e la trovate facilmente in commercio. La cera lacca, d'altro canto, ha una qualità migliore, ovvero quando la si scalda non va in ebollizione, si scalda a temperature più basse, si raffredda in fretta, quindi è lavorabile in maniera differente. Questa, e non si ritira quando si raffredda. Questa invece si riduce di volume quando si raffredda, va in ebollizione, quindi dovete anche stare attenti a quello per non cuocere il tampone, la pelle del tampone e il cartone e il feltro che ci sono al suo interno. Bisogna stare un po' più attenti con la colla calda, ecco tutto. Come si procede? Si va ad accendere la solita fiammella che uso praticamente per fare tutto. Io almeno procedo così. C'è chi prende la cera lacca già in granuli e la mette nella tazza e poi scalda. Io preferisco usare direttamente la colla a caldo, lo stick di colla, scaldare la tazza in questo modo. Una volta che la tazza è calda, lo vedrete perché inizia a fumare un po', anche perché c'erano dei residui delle colle vecchie che non sono riuscito a pulire bene, ma non è fondamentale come cosa. Basta che non ci sia molta colla vecchia, perché altrimenti compromette il funzionamento della colla calda. La colla calda perché una volta che poi il tampone, la chiave andrà rimontata, vedete che resta giù la colla, la chiave andrà rimontata sul sassofono, dovrete anche scaldarlo nuovamente per far prendere al tampone l'inclinazione corretta. Adesso la quantità adeguata di colla da lasciar depositare, è una cosa che potete capire a occhio, con un po' di esperienza ovviamente. Praticamente va riempita quasi tutta la tazza. Una volta fatto questo, semplicemente senza ustionarvi, perché adesso la colla è veramente calda, una volta fatto questo lasciate andare. Magari gli diamo una raffreddatina prima per non bruciare il tampone, e lasciate andare il tampone all'interno della tazza. Ecco fatto. Il tampone è incollato, si può lavorare ancora perché la colla è ancora calda, e questo vi servirà poi anche per poterlo lavorare una volta montato sul sassofono, per dargli la corretta inclinazione. E così via per tutte le altre chiavi. Questo sax in particolare ha delle chiavi molto piccole con dei tamponi veramente minuscoli. Questo, ad esempio, è un tampone da 6 mm di diametro, davvero minuscolo. Il procedimento è uguale per tutte le chiavi. Poi andranno anche attaccati i sugherini sulle barrette di supporto, i sugherini di spessore, e lo spessore poi va regolato una volta montato il tampone. Montata la chiave, regolato il tampone, si smonta tutto, si appiccicano i sugherini e poi si rimonta per fare in modo che i sugheri siano all'altezza giusta sul
questo ovviamente dopo aver regolato la chiusura del tampone, così che partendo dalla base del tampone che chiude bene, possiamo sapere anche quanto i sugheri devono essere di spessore e come devono essere levigati. Tutto questo poi ve lo faccio vedere a saxofono finito per questioni di tempo. E niente, vi farò poi vedere qualche dettaglio della regolazione dei tamponi una volta montati sullo strumento per far capire come vanno regolati. Anzi, ve lo spiego direttamente. Una volta che rimontate le chiavi, ad esempio, questa chiave è l'ultima in fondo. Una volta che montate le chiavi, con la luce a LED andate dentro, controllate che non ci siano fuoriuscite di luce da intorno al tampone. Se il tampone chiude alla perfezione, non deve uscire luce dai bordi. Infilate la luce a LED dentro per fare questo. Se non chiude, dovete leggermente alzare la tazza, scaldare con la fiammella da sopra e poi regolare all'interno. Adesso io uso, guarda, faccio. Solitamente io uso uno stick di gelato che può funzionare molto bene. Andare all'interno e muovere il tampone per dargli l'inclinazione corretta da una parte o dall'altra. È una procedura abbastanza semplice, bisogna poi sempre controllare che non esca luce da nessuna parte. E muovere il tampone affinché in tutta la circonferenza del camino non fuoriesca luce. Questo corrisponde a una corretta chiusura e quindi alla non fuoriuscita di aria durante l'esecuzione di qualche brano musicale. Se proprio in alcuni punti non riuscite a far chiudere bene il tampone, quindi esce leggermente dalla luce, vuol dire che o il camino non è levigato bene oppure il tampone è difettoso o la chiave è storta. Se avete eseguito tutto bene prima, in realtà dovrebbe essere abbastanza semplice far chiudere tamponi. Su sax vintage come questo, invece, potrebbe risultare più difficile. Nel caso, dovete leggermente staccare il tampone e infilarci sotto uno spessore di cartone, una mezzaluna piccolina di cartone nel punto in cui non chiude. Queste sono operazioni però un po' più delicate, perché potete far colare della colla fuori che va sulla pelle e rovina il tampone, quindi state molto attenti o rivolgetevi a un professionista, perché queste sono cose abbastanza più, poi bisogna avere una manualità veramente precisa. Nel caso vi do una mano.